Vedo una lunga colonna di macchine militari venire verso di noi. Una, due, tre, non so quante. Tante. Una macchinetta scoperta con la bandiera blu, bianca e rossa in testa. Lo ricordo. Una bandiera francese. Voci arabe, uomini dalla pelle scura, polvere irrespirabile che si alza da terra. Tanti passi pesanti vengono su per le scale di corsa. L'ansia mi sale, non capisco chi urla. Chi c'è? Chiudo la finestra. Da dietro mi tirano i capelli e mi buttano a terra. Il cuore mi sbatte contro il torace, vuole uscire per scappare. Invece no, il cuore arriva fino alla gola ma poi torna giù, sta con me. Sono tanti, quattro, cinque, non so neanche io quanti. Non sono tedeschi, hanno strane tuniche a strisce. Non importa. Non importa. Mi avevano già trascinata per un braccio e lanciata come uno straccio tra di loro. Aspettavano in cerchio. Comincio a urlare, forte. In due mi tengono ferma con le braccia alzate, sono seduti dietro di me e mi bloccano i polsi. Alcuni di loro rimangono a guardare, ridono, fumano nell'attesa. Il più grasso mi strappa la maglietta con violenza, mi rompe anche il reggiseno, inizia a baciarmi, i seni scoperti me li morde come una carogna. Io non ho più forze. Oh, le braccia. Tirate, sembra che me le spezzino. Il quarto mi apre le gambe, mi tocca, inizio a scalciare, a dimenarmi come una bestia anch'io. Calci dati invano perché ne arrivano altri due. Tutti mi spogliano, la gonna me la aprono a metà. Sono senza mutande, completamente nuda, mi sento scuoiata. Adesso quello che mi aveva aperto le gambe mi pesa addosso. Il viso è scuro, è giovane come me, e il suo alito da bestia mi entra nelle narici e non mi lascia più. Biascica parole che non capisco. È sempre più sudato. Le sue gocce mi cadono sul collo, ma perché mi apre le gambe? Resto immobile, terrorizzata, mi entra dentro. Tante volte a ripetizione, con rabbia guerriera. Tac, tac, tac. Poi tocca al secondo, sento i suoi muscoli tesi che infieriscono sul mio corpo di carcasse ed ecco il bruciore della pelle lacerata che mi sale fino al cervello e mi lascia senza emozioni. E adesso il terzo. Con più energia mi percuote il ventre mentre mi preme sulle spalle e le spinge, portandole verso di sé. Tac, tac, tac. Io non ne posso più, voglio morire subito, voglio morire subito, non ne posso più. Voglio morire. All'improvviso quelle che mi avevano tenute ferme le braccia mi prendono. Mi girano e mi rigirano su me stessa. Sembro un manichino, mi ritrovo con la faccia sul pavimento, inginocchiata, in posizione orizzontale, con le braccia proiettate in avanti, come se stessi per tuffarmi. Mi tengono aperte le gambe. Sento un male nuovo, mai provato prima, che mi entra da dietro, attraversa tutto il corpo ed esce dalla bocca. Tac! Tac, i colpi sono forti, sempre più forti. Tac, 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 adesso è il turno del quarto, del quinto, io perdo il conto. Mi cedono le ginocchia, cado a terra, ho male dappertutto. L'ultimo mi alza e mi getta a terra come un morto lanciato in una fossa. Ora io non riesco a muovermi. Sono nuda. Ho i seni maciullati, le gambe divaricate e contorte, il sangue mi ricopre il ventre, tutte le cosce, si mescola con lo sperma e giunge fino ai piedi. Mi fa male la testa, i capelli, ho lividi ovunque, sfengono. Ho visto la morte dell'umanità. E non ha più nessun senso tenere gli occhi aperti in questa dannata guerra. Nessun senso.